Ciao ragazzi, allora, oggi il tema è la chiarovidenza astrale. Cosa vuol dire? Quando noi lavoriamo con la chiarovidenza, quando nella nostra mente cominciamo a vedere dei eventi, delle immagini di ciò che in realtà magari non abbiamo mai visto. Questa è la chiarovidenza, perché vedere e visualizzare sono due cose completamente diverse e io non smetto mai a raccontare di queste cose agli studenti della scuola, perché è importantissimo sapere la differenza. Se io vedo qualcosa che non ho mai visto e se nella mia mente non sono mai state inserite prima le informazioni, allora io non posso immaginare, non posso inventare, quello che mi rimane è soltanto vedere ciò che mi sarà trasmesso attraverso il terzo occhio o attraverso il mio campo informativo oppure il campo astrale, il mio corpo astrale. Il nostro corpo astrale strettamente legato con il mondo astrale, lì dove infatti noi proiettiamo ogni nostro pensiero. E quando ci arriva informazione da fuori, dal mondo, dalle altre persone, noi sempre percepiamo questa informazione attraverso il nostro inconscio che riceve l'informazione che arriva nel nostro campo energetico, nel nostro corpo astrale e trasforma queste percezioni nelle visioni più chiare per la nostra mente razionale. Perciò io ho un contatto molto stretto con il nostro inconscio. Quando lavoriamo con la chiarovidenza, dobbiamo sapere che noi stiamo collaborando con il nostro inconscio, che infatti per noi è come un traduttore delle informazioni invisibili per farle diventare visibili per la nostra mente razionale. Allora, lavorando con la chiarovidenza astrale, quando noi siamo consapevoli di lavorare con astrale, noi nell'astrale possiamo creare qualsiasi cosa. Certamente qua bisogna essere un po' attenti e quando si lavora con astrale avere un atteggiamento più gioioso, tranquillo, atteggiamento spirituale quando possiamo rivolgersi alle forze superiori, che anche queste si fanno vedere a noi attraverso campo astrale alto, in senso più sono forte le nostre emozioni di piacere, emozione di amore, più riusciamo a salire per contattare le forze superiori. Più le nostre emozioni sono basse, più rimaniamo vicino alla terra, ancorate sempre alla materia, più non riusciamo ad avverare i nostri desideri, avere giuste informazioni da campo informativo dall'universo. E allora per questo dobbiamo imparare a lavorare correttamente con campo astrale. Quante volte avete chiesto, ecco, come si avverano i desideri? Infatti, per avverare i propri desideri bisogna prima immaginare attraverso la nostra visualizzazione tutto ciò che desideriamo nel campo astrale, nella nostra mente. Basta fantasticare e concentrarsi strettamente su quello che noi stiamo immaginando o stiamo chiedendo. E poi dopo questo nostro desiderio verrà riempito con altri nostri sensi fisici per poter dare per far diventare più realistico questa immagine, più realistico. Allora, questi sono dei piccoli pezzettini di informazione per farvi aiutare a capire il nostro lavoro che faremo. Nel nostro campo astrale noi possiamo inventare la nostra stanza personale. Per questo bisogna avere la mente costruttiva, la mente magica, la mente di essere creatore, la mente creativa. Tutto quello che
noi creiamo nell'astrale, se noi crediamo, la facciamo esistere. Allora, io posso immaginare che da qualche parte, su qualche nuvoletta, io ho la mia stanza personale dove io posso creare, dove posso mettere i miei desideri, dove posso avere magari la sala cinematografica per poter vedere su grande schermo le immagini che mi arrivano se io voglio vedere qualcosa dall'astrale a livello della chiaroveggenza. Mi immagino di entrare nella mia stanza astrale, di sedermi nella sala di cinema, di accendere il proiettore e facendo la domanda vedere che cosa mi si proietta sullo schermo. Allora, nella mia stanza possono essere anche diverse stanzette. Queste stanzette le nomino io come le voglio avere. Per esempio, si può avere una stanza buia con la porta nera, cioè se voi siete nella vostra stanzetta creativa, voi potete vedere com'è fatta e vedete una porta nera. Per esempio, io ce l'ho una così. Io so che dietro questa porta nera c'è la stanzetta, un'altra stanzetta piccolina, ma anche quella è buia, nera, la parte tenebrosa del mio inconscio, la parte tenebrosa del mio essere. E lì ci sono tante cose negative, o spero che non sono tante, quelle che ho raccolto durante la mia vita o quello che hanno raccolto altre persone, perché io posso attraverso la mia stanza astrale entrare nelle stanze astrali delle altre persone, nonostante loro non sono consapevoli di avere una stanzetta di genere, però io con la mia mente posso arrivare a raggiungere anche il loro campo astrale. Allora io apro questa stanza buia, entro e cerco di vedere cosa c'è che disturba a me, se io faccio per me o ad altre persone, di vivere pienamente. Certamente lì potete vedere tanti simboli che devono essere interpretati, ma magari qualcuno vedrà esattamente un disturbo. Per esempio, una volta mi è capitato di entrare in una stanza astrale, con la stanzetta nera di una persona e ho visto una bottiglia di alcol. E ho capito che questa persona ha la dipendenza dell'alcol. Allora, lì possiamo vedere tante cose, ma possiamo anche pulire quella stanza, possiamo aiutare gli altri di pulire la loro stanza, le loro cose negative che possono essere energie, che possono essere dipendenze, oppure lavorare con la nostra stanza e come dobbiamo lavorare, perché lavorare con le altre, questo diciamo è un passo successivo. Prima dobbiamo imparare a pulire tutto quello che è la nostra vita, dobbiamo sempre cominciare da noi stessi. Allora io sono nella mia stanza, apro la stanzetta buia, entro, che cosa vedo? Lascio andare le visioni, non invento niente, ma vedo che cosa mi appare. E io vedo qualcosa, qualche spazzatura. Posso anche non capire che spazzatura è, però se ho trovato questo accumulo dell'energia simbolica nella mia stanza nera, allora è da togliere, perché in quella stanza non può essere nulla che può rimanere. Allora io comincio a togliere, io posso inventare qualsiasi strumento attraverso il quale posso portare via la spazzatura. Potete chiedere uno spazzino dall'universo, un aiutante che verrà da voi e porterà via sacchi di spazzatura, quello che le date. Io sconsiglio di buttare questa spazzatura fuori nell'astrale o nel cosmo. Perché parliamo un po' dell'ecologia. Se noi siamo delle persone spirituali, io credo che non abbiamo bisogno di andare a inquinare lo spazio e vedere che la nostra spazzatura magari dopo piano piano vola verso qualche altra persona, non è una cosa carina, perciò la nostra spazzatura deve essere proprio distrutta. Se voi non sapete come farlo, la cosa più semplice è di chiamare qualche aiutante del mondo spirituale, magari qualcuno di voi conosce già,
per qualcuno può essere un angelo, per qualcuno può essere la guida, tanto loro sanno dove portare la vostra spazzatura per smaltirla. Ecco, e allora pulite, pulite queste stanze buie del vostro inconscio. Poi dopo potete avere un'altra stanza, una stanza rossa, per esempio. La stanza rossa per me è la stanza dei nemici, per esempio. Ogni persona ha dei nemici, nemici fisici, nemici che abbiamo conosciuto e nemici nascosti. Allora, purtroppo succede più. Per esempio, con il lavoro che io faccio, io incontro tantissime persone, non si può essere simpatica a tutti, certamente ci sono un po' vari tipi di emozioni che la gente prova verso di me, allora positive, negative, tanto è assolutamente normale. E allora io entro in quella stanza e io ho la galleria d'arte, dove sulle mura di questa stanza rossa sono appesi i quadri, questi quadri con dipinto di volto della persona che è finita nella stanza dei nemici per qualche suo motivo. Allora, io non è che metto io lì queste quadri, questi dipinti dei miei nemici. No, 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 loro si trovano lì da sole perché il mio inconscio, a differenza della mia parte razionale, sa già benissimo le energie che mi arrivano dalle altre persone e allora capiscono da dove arrivano le energie dei pensieri negativi, quelli che a me non fanno bene. E allora, se io do il compito alla mia mente magica di separare queste energie, allora finiscono e si finiscono nella stanza rossa e si trasformano nei quadri delle persone che me le stanno mandando. E allora lì quello che vedo, questi quadri, che anche questi da eliminare dalla mia stanza. Nonostante finiscono lì nella stanza dove io cerco di tenere separate quelle persone, però questa stanza è comunque dentro nel mio essere, allora devo liberarmela uguale come ho fatto con la stanza buia. Allora entro lì e vedo la mia galleria. Prendo il quadro, quello che non mi serve, e cerco di sbarazzarmi di questo attraverso i miei aiutanti, o magari io posso distruggere già da sola. L'importante è che io non faccio ritornare alle persone che mi hanno fatto male o quelle che hanno pensato male di me quelle energie che me l'hanno mandato. Io soltanto distruggo quello che è arrivato e basta. E con questo io taglio il filo energetico che ci collega e così li allontano sempre di più da me, perché togliendo il filo energetico, distruggendo il quadro, quella persona perde anche qualsiasi interesse verso di me. Questo metodo vale per coloro che spesso mi stanno chiedendo come proteggersi dalle energie negative, quelle che arrivano al di fuori, da fuori a noi. Allora, nella nostra stanza astrale possono essere tante diverse stanze, può essere la stanza di cura dove facciamo la guarigione per noi stessi o per gli altri, possono essere stanze dei desideri, possono essere laboratori segreti dove facciamo crescere qualcosa, non lo so, ognuno di voi sa che cosa le serve nella vita e il nostro inconscio già da sé divide ogni parte della nostra vita con una determinata stanza, una determinata porta, e voi potete andare e vedere cosa sta dietro, dentro nel vostro inconscio. Però bisogna avere la mente veramente magica, in senso la mente costruttiva, dove noi crediamo in quello che vediamo. E allora così il nostro inconscio ci fa vedere le cose reali, anche se la nostra parte razionale non sa dell'esistenza di questa realtà così particolare.
Credete in quello che state facendo perché è un mondo extrasensoriale, un mondo astrale, un mondo della chiaroveggenza molto particolare dove le persone che non credono, le persone che dubitano non riescono a starci dentro in quella disciplina e purtroppo non riusciranno a fare molte cose. Qui è importante credere e cominciate sempre da voi stessi. Quando sbarazzate di tutte quelle cose che vi sporcano, allora potete già cominciare a vedere ciò che c'è nella vita delle altre persone e aiutare anche a loro di pulire il loro destino. Con voi era Slava Gehring. Per le vostre domande o per i temi che volete che io affronto nei miei video, potete scrivermi anche attraverso il mio sito www.intuizia.com, perché lì ci sono tutti i recapiti telefonici, lì ci sono sul sito trovate tutto quello che riguarda la scuola, i convegni. Allora, io vi abbraccio tutti e tutti e per tutte le persone che mi stanno guardando, io adesso entro nelle vostre porte astrali e comincio a pulire e ripulire tutto quello che vi complica la vita in un certo senso. Ok? Perciò io adesso sto lavorando per voi. Pensate un attimo della vostra stanza astrale, immaginate davanti a voi la porta nera, la aprite e datemi il permesso di entrare, così che io con i miei aiutanti spirituali portiamo via da ognuno di voi di tante sacche di spazzatura. Eh sì, stanno lavorando. Mamma mia, quanta spazzatura. Via, 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 via. Tutto, tutto via. Bene, allora, però dopo chiudete per favore le vostre porte, non lasciate mai aperte le porte. In qualsiasi stanza voi entrate, per favore, sempre poi chiudete la porta. Ciao ragazze, alla prossima.